Emilio, ti lascio la parola. Bene, vorrei dire che per fare del lavoro di ricerca serio bisogna avere una buona base. Finalmente ritengo di cominciare ad avere tale base e quindi potrò cominciare nei prossimi anni a fare il lavoro più serio e più impegnativo. D'altronde ricordate quello che disse Arthur Rubinstein: gli anni migliori sono i 90. E ci sono grandi studiosi che nei loro 90 anni hanno prodotto i loro capolavori, fra le quali voglio ricordare il grande biologo Ernst Mayr e anche Barbara McClintock, che quasi novantenne ebbe il premio Nobel per una ricerca che aveva presentato ad un convegno circa 50 anni prima. La sua presentazione era caduta nel silenzio più totale, mai nessuno le fece una domanda, anzi dettagliarono i fondi. Lei continuò a lavorare, dopo circa 40 anni, 50 anni, fu evidente che aveva ragione, ovvero che la posizione dei geni nel DNA non è fissa ma è mobile, il che complica infinitamente la complessità del DNA, in quanto non basta sapere quali sono i geni attivi ma anche dove si trovino, e le combinazioni sono ben tante. Era in ospedale, prossima alla fine della sua vita, ha avuto la notizia del premio Nobel. Bene, io invece comincio presto, perché nel 1952, avevo 7 anni, lessi la sintesi di Mondi in collisione di Manuel Velikovsky, pubblicata da Selezione, che era una rivista mensile, traduzione di una simile rivista americana, che presentava brevi articoli generalmente che illuminavano sui grandi meriti della civiltà americana, ma anche in ogni numero c'era la presentazione di un libro importante. Nel 57, a 12 anni, lesse una sintesi della teoria di Wegener sulla deriva dei continenti. Da queste letture nascono i miei interessi scientifici e risultati maggiori relativi alle catastrofe memorie di uomo, alla loro cronologia, cause e conseguenze e un nuovo modello dell'evoluzione recente del sistema solare. Qui potrei aggiungere che qualche giorno fa sono stato nominato membro emerito del CAI, nonostante non sia uno scalatore, proprio per i miei lavori in campo della geografia antica, e che è mia idea di proporre un convegno su colui che considero uno dei più grandi uomini della cultura italiana, l'abate Antonio Stoppani, cofondatore del Politecnico, il cui libro Il Bel Paese è una straordinaria raccolta di informazioni su temi scientifici riguardanti in particolare l'Italia, temi che lui presentava in modo semplice ai suoi nipoti ogni giovedì. Quindi l'idea che io proporrò è di riprendere questa varietà di temi e vedere cosa è cambiato nel frattempo. Bene, laureato in fisica, ho un solo lavoro in fisica sull'inversione dell'asse di rotazione di un pianeta, da cui come corollario si spiega perché i monumenti megalitici fossero orientati rispetto ai solstizi o agli equinozi. In futuro vorrei calcolare la costante di gravitazione G, che è uno dei problemi aperti della fisica, usando la teoria gravitazionale di Euler e Lesage. Una teoria che non è insegnata ed è essenzialmente dimenticata, forse perché Lesage era un prete cristiano e quindi sulla base di un teorema di un noto matematico era un cretino. Ricordo che E uguale mc2, la cosiddetta formula di Einstein, in realtà fu pubblicata prima di lui da un amico di suo padre, Olinto di Pretto, che riscoprì la teoria di Euler-Lesage. Non sapeva che fosse la teoria di Euler-Lesage, però questo emerge dal commento che Schiaparelli fece del suo lavoro. Tenete conto che Schiaparelli è stato un altro grandissimo, oltre che astronomo, sapeva il greco, l'ebraico, il sanscrito, fece ricerche archeologiche in Egitto, ha scritto 3 volumi di storia. È stato il fondatore dell'osservatorio di Merate, nella cui biblioteca, frequentata da nessuno, esistono i 3 volumi della sua storia dell'astronomia, che dopo 80 anni dall'acquisizione sono ancora con le pagine intonse. Vorrei inoltre trovare se la soluzione di un problema di dinamica gravitazionale non dipenda da G,
fatto che io ho notato nei due casi in cui mi sono occupato di questi problemi e che sembra non sia stato notato da nessuno. Quindi G potrebbe essere anche errata o comunque poco nota, il risultato non dipende da G, è una congettura. Ho avuto un dottorato in matematica computazionale a Dalian, il primo tenuto da un non cinese. Ho fatto 30 anni di lavoro in teoria e applicazioni matematiche, 10 sui metodi quasi newtoniani e 20 sui nuovi metodi ABS di Abbaffi, Broidel e Spedicato, che ora sono presentati in circa 400 pubblicazioni. Sono lo sviluppo di idee del matematico ungherese Egervári János, che fu spinto al suicidio dal regime comunista ungherese. Un suo collaboratore, König, che è autore di uno dei teoremi più belli della fisica, ovvero l'equivalenza fra il problema gravitazionale dei tre corpi e la dinamica di un giroscopio, anche lui fu spinto al suicidio, però in epoca fascista. I metodi ABS unificano vari campi e hanno portato me con due iraniani alla soluzione del decimo problema di Hilbert ridotto, ovvero nel caso lineare, il più importante e risolubile. Il problema originario di Hilbert riguarda la determinazione delle soluzioni intere di un sistema polinomiale con coefficienti interi e è stato dimostrato da Matyasevich, un russo, che è impossibile dimostrare, risolvere questo problema. È uno dei casi in cui la matematica si arrende e la dimostrazione di Matyasevich è considerata la più difficile esistente in matematica. Ho avuto un'intensa collaborazione con cinesi e ungheresi, è stata pubblicata una monografia sui metodi ABS a nome mio di Abbaffi Josef, integralmente scritta da me, salvo un terzo di pagina, tradotto in russo e cinese, presentata da qualcuno come proprio lavoro per ottenere un dottorato senza fare esami. Anche Mascheroni presentò come proprio il libro di un matematico danese di cui fece scomparire quasi tutte le copie, ma circa 100 anni fa ne fu ritrovata una copia a Parigi in una bancarella del Lungo Senna. Bene, mi sono occupato di applicazioni matematiche in ingegneria nucleare al CISE, dove passai i miei primi 7 anni di ricerca, ai motori auto Alfa Romeo, Fiat e Leyland e a grandi impianti Enel. Quello della Volkswagen, devo dire, è un peccadillo rispetto a quanto riscontrato in Italia. Questo porterebbe un discorso lungo su cui non mi fermo in questo momento. Tenete solo conto che il motore da cui venivano presi i dati era rotto e che fosse rotto me ne sono accorto io matematico, ma non gli ingegneri. Tenete anche conto che l'ingegnere che doveva controllare la mia ricerca era morto e per 5 anni io ho mandato il mio rendiconto a un morto senza che nessuno me ne avvertisse. È vero che poteva comunque controllare e apparire di sogno. Una cosa mi è successa qualche giorno fa, in però Gina Lollobrigida non si interessa di matematica. Ora, i risultati che io considero più importanti, a parte la soluzione del decimo di Hilbert, e che hanno avuto l'apprezzamento scritto da Abdus Salam, Nobel per la fisica, e Sufi, da Ratzinger, sia cardinale che papa, con cui i contatti sono stati portati avanti da Daniele Rota, che era professore a Bergamo, e che come canonico di San Pietro ha il diritto di accedere al Papa senza prenotazione quando vuole, riguardano le catastrofe a memoria di uomo in uno scenario astronomico nuovo, quindi le loro cause e la loro datazione. Ne cito alcune. In una serie di lavori pubblicati in Russia, argomento che il Sole catturò un pianeta, il Metis della mitologia greca, il Nibiru della mitologia sumerica, il Marduk di quella accadica, eccetera, in un periodo non successivo al 9450 a.C., pianeta che ora si sa aveva la massa 10 volte quella della Terra. Lo si sa perché una sonda spaziale, la Venus 5,
passando vicino a Giove, dopo aver esplorato Venere, ha scoperto che Giove ha una massa del nucleo inferiore a quella di Saturno, il che è in contrasto con le teorie di formazione. L'unica spiegazione è un impatto che sarebbe avvenuto dove esiste attualmente la macchia rossa, che è l'apertura di un cratere profondo migliaia di chilometri, e quindi da questo cratere sarebbe stata espulsa una grande quantità di massa. Verso il 9450 a.C. Metis cede alla Terra un satellite che diventa la Luna, la quale si aggiunge a Marte, precedente satellite. In questo evento terminano rapidamente l'ultima glaciazione e la civiltà di Atlantide. Nel 6910 a.C., e queste date precise seguono in modo incredibile dalla coincidenza di informazioni provenienti dai testi sumero-accadici e dai testi mesoamericani sopravvissuti nel libro di Ixtilocitl, un azteco figlio, cioè uno che era figlio di una principessa azteca e di uno spagnolo, il quale ebbe accesso ai codici prima che venissero distrutti. Quindi verso il 6910, nel 6910 a.C., Giove impatta, Metis impatta Giove, riducendone la massa del nucleo, come dicevo. Dalla massa espulsa dal cratere si forma Atena Venere, Atena che nasce dalla testa di Giove. La mitologia dice più precisamente Metis, sposa di Giove, gravida di Atena, entrò nel corpo di Giove che espulse Atena dalla testa. Per anni Giove apparve nel cielo più grande e luminoso della Luna e con forma ovale. Parte della massa espulsa ha colpito la Terra, e sarebbero le acque cosmiche da Orione, in quanto al momento dell'impatto Giove si trovava davanti alla costellazione di Orione. Tradizione dell'uovo cosmico, anche dell'uovo di Pasqua, che ci dice che l'evento avvenne quando la Terra era su un equinozio. Il materiale che colpì Marte lo ha staccato dalla Terra, quindi Marte ha cessato di essere un satellite, però passando vicino alla Terra ogni 56 anni e poi ogni 54. Verso il 5300, nella valle di Unza in Pakistan, che ho identificato con il giardino dell'Eden biblico, si ha la formazione, stando i testi sumero-accadici, di sette coppie di Homo sapiens sapiens, la cui caratteristica essenziale rispetto al precedente Homo sapiens è di avere una anima immortale. L'immortalità dell'anima è una questione interessantissima, in quanto nei 24 libri della Bibbia, testi canonici ebraici, non si parla né di immortalità dell'anima né di giudizio dopo la morte. Queste affermazioni si trovano nei testi sumero-accadici, ma si trovano anche nei 70, in alcuni dei 70 testi apocrifi che furono scritti da Ezra e riservati solo per i grandi sacerdoti e sapienti. Quindi per il popolo si dava la Bibbia in 24 testi, per i sapienti c'erano questi, che erano conservati nella biblioteca del Tempio, i due gruppi in due armadi separati. Notizie che abbiamo sia in Giuseppe Flavio che in Sant'Agostino. Bene, nel 3161, e anche a questo numero ci si arriva usando cronologie su medio orientali e mesoamericane, Marte passò vicino alla Terra provocando il diluvio di Noè, in cui, ricorderete dalla Bibbia, si ha l'arrivo di acque dal basso, che sono le acque che provengono dagli oceani, dove il passaggio di Marte provoca una deformazione della Terra e quindi l'emissione di magma e piogge varie, ma anche dal cielo, le acque degli oceani di Marte che vengono perdute in questo passaggio, disperse nello spazio e molte arrivate sulla Terra. Che Marte avesse acqua sino a poco fa è evidente dalle foto che sono state fatte, dal fatto che ci sono dei canyon che possono essere scavati solo da grandi quantità di acqua. E questo deve essere stato relativamente recente, perché i forti venti marziani non hanno ancora smussato i contorni di questi canyon. Ora, dove si è salvato Noè? Questo sarà il mio prossimo articolo dopo 40 anni di meditazioni. La soluzione si trova in verità in Giuseppe Flavio, che cita Nicola di Damasco, dimenticatissimo. Nicola di Damasco è stato il più grande storico di ogni tempo,
autore di 144 libri, quindi 14 più dei 130 del grande cinese Sima Qian. Era inoltre amico di Erode, il grande, probabilmente lui che ha detto ai magi dove andare a cercare Gesù. Aveva a disposizione la biblioteca del Tempio, quella di Alessandria, e aveva viaggiato molto. Nel 2050 c'è la catastrofe di Tifone Ogige nella mitologia greca, la fine dell'antico regno egizio e della civiltà dell'Indo-Sarasvati. È l'anno in cui il padre di Abramo, Terah, lascia la città di Uri andando a Haran, e queste sono due città del Kashmir e non della Mesopotamia occidentale. Poi Abramo migra nella terra di Cana, che è l'Arabia Felice. Ora, Clearco di Soli scrisse la seguente frase, che si interpreta in questo contesto: gli ebrei discendono dai sapienti dell'India. Quindi gli ebrei non sono dei semiti, questa è una leggenda metropolitana portata avanti dall'Ottocento, ma hanno un collegamento con l'India, potrebbe essere con gli ariani o con i dravidici. Nel 1447 esplode Fetonte sul fiume Eridano, che è il fiume Eider della Germania del Nord, provocando il diluvio di Deucalione e i vari eventi descritti nella Bibbia nell'Esodo. Bene, il prossimo impatto possibile, se ne parla poco, però c'è un gruppo di ricerca guidato dall'italiano Milani, dell'Università di Pisa, e con l'asteroide chiamato Apophis. Tra l'altro scoprì che Apophis è il nome di una divinità egizia, e il mio collega Milani non sapeva assolutamente il significato di Apophis, pensava che fosse il nome di un film, perché in un film era di questo tipo. E questo oggetto a 400 metri... allora aveva visto Stargate, ma non aveva letto nulla della civiltà egizia. Bene, questo oggetto ha un diametro medio alla forma di una patata di 400 metri, quindi 10 volte quello dell'oggetto esploso sulla Tunguska. L'oggetto esploso sulla Tunguska nel 1908 ha sviluppato una potenza di mezzo milione di megatoni, di circa 500 megatoni. Questo oggetto, avendo un volume, una massa circa 1000 volte superiore, potrebbe arrivare al mezzo milione di megatoni, il che significa, distribuendolo sulla superficie della Terra, che è mezzo miliardo di chilometri, a circa mezzo megatone sul territorio comunale di Milano, che è 180 km quadrati circa, non so a quanti megatoni sul territorio di Scanze Rosciate. Bene, attualmente, come dicevo, essendo terminato il rapporto ufficiale con l'università, è in fase di attivazione una collaborazione che io spero con l'Aga Khan, ma semplicemente per finanziare il libro sulla geografia dell'Eden. E siccome l'Aga Khan è più ricco di Berlusconi, ma abita vicino a Berlusconi in Sardegna, si conoscono. Spero che anche Berlusconi si accodi, visto che nel suo ultimo libro, l'intervista, cita due volte il paradiso terrestre. Inoltre penso a una collaborazione, c'è un centro archeologico dell'università ed è già molto interessante, perché è guidato da un fisico nucleare, che si chiama Ioannis Lirizis, che ha fatto una delle scoperte importanti nel campo archeologico, ovvero ha scoperto come datare quando due pietre che formano un muro sono state messe insieme nel muro, andando a prendere la parte delle pietre che si congiunge in cui la luce non è più arrivata, e questo sulla base di un esoterico processo di ottica quantistica. Ha applicato questa tecnica alla piana di Giza, avendo una datazione attorno al 3400 a.C. che si accorda con altre datazioni. Poi mi capita anche di occuparmi di un campo musicale, ho due libri, uno è quasi finito, uno è già uscito, con 200 incontri nel mondo della lirica, che significa 400 interviste. Di Bergamo sono ricordati da discendenti il grande tenore Federico Gambarelli, che ha lasciato la qualità della sua voce al nostro collega, e Gian Andrea Gavazzini. Inoltre ho scritto, basandomi sulle teorie delle catastrofi, il libretto La Tunguska misteriosa,
che a breve sarà orchestrato. Ringrazio il professore Lawrence Dixon del Politecnico di Hatfield, al vertice dell'ottimizzazione, affascinato con me da Menikowski, Zhong Guangxia dell'Università d'Italia, leader cinese nel metodo di ABS, Alfred De Grazia, che da Princeton ha portato a Bergamo fondi per $1 milione, perduti perché le circolari in Italia contano più delle leggi, il collega di Dipartimento Bertini per l'attenzione particolare verso le mie ricerche non matematiche, Erasmo Recami, che nella lunga traversata in 600 da Erice a Catania, dopo il primo congresso scientifico mio del 1970, mi illustrò campi segreti della fisica e delle baronie universitarie. Grazie. Voi sapete che un articolo di fisica è letto mediamente da 0,1 lettori, di matematica invece stiamo bene 1,6. Sulle baronie non so quale sia il numero di lettori. Grazie a Giorgio Sdego, coautore di uno dei 100 più importanti libri di matematica del Novecento, a lui devo non solo la chiamata a Bergamo, ma l'accesso al progetto finalizzato CNR sui trasporti, che ha finanziato i matematici cinesi per molti anni. Ringrazio Gianfranco Rusconi e Stefano Paleari per l'invito a tenere 20 seminari sulle mie teorie pluridisciplinari, preparando i quali sono nate idee per due articoli sulla civiltà egizia e sui rapporti fra Giobbe, Melchisedec e Abramo. Ho avuto classi di 900 studenti al Politecnico di Milano, di 600 a Bergamo in matematica finanziaria, anche di solo 3 a ricerca operativa, che pure ritengo il più utile corso per gli studenti. Perché la matematica serve o per ottimizzare o per prevedere il futuro, quindi o la ricerca operativa o i sistemi dinamici. Studenti di carente base culturale, teorema di Pitagora ignoto anche dal messo il dottorato negli ultimi anni, prima mai, ma negli ultimi anni si sanno tutti i misteri delle varie app, ma non si sa chi era Pitagora. In una classe di 16 studenti sconosciuto Giulio Cesare e Gesù Cristo. Tra i miei studenti ricordo Paolo Bonomo, il più ricco di domande e coraggioso nell'effettuare una tesi in Inghilterra in ambito Erasmus. Di quelli non del mio corso, Carlo Ceribelli, in 2 mesi completò una tesi sul metodo di ABS imparando il contenuto del mio corso e a programmare in Fortran. Che non sia stata l'università è una perdita, ma ha deciso che forse era più conveniente fare il commercialista. Un consiglio per l'università: attivare una facoltà di scienze partendo da matematica e informatica. Rendere poi obbligatorio per tutti un corso sui valori di radice della nostra società, come è stato deciso anni fa nelle università scandinave. Non si possono rinunciare alle radici, al passato, a vedere la prospettiva che da tempi antichi porta ad oggi al futuro. Non possiamo dipendere soltanto da quello che ci dice Google. Due parole rapide. Io ho sempre apprezzato la presenza di Emilio nel nostro dipartimento, nel suo ufficio e nei corridoi, perché per me è sempre stato un piacere ascoltare queste cose. Io sono una ignorante totale in materia, però mi hanno però sai che Emilio c'è. Anche il teorema di Pitagora. E in più le cose mi fanno un po' sognare, cioè il classico approccio del professore universitario che avrei voluto anch'io seguire, invece poi sono finita a insegnare finanza, intermediari finanziari e microfinanza. In più il caro Emilio mi ha fatto tanti regali questi anni, perché sapendo della mia passione per l'Africa, per l'Etiopia, è stato generosamente sempre con me, disposto a regalarmi libri, a prestarmeli quando non poteva regalarmi, ma regalarmi tanti libri bellissimi che ho letto veramente con un grande interesse e abbiamo fatto delle varie conversazioni. Spero che tu ci frequenti ancora, perché altrimenti mi mancherai molto, e grazie per tutto, diciamo, per quello che hai fatto per noi, nel senso che al di là della tua professionalità hai anche potuto coltivare nel tuo modo particolare queste relazioni umane che arricchiscono ovviamente anche il modo di vivere l'università. Grazie. Settimana prossima, mercoledì alle ore 12:05, incontrerò il cardinale Sara.
della Guinea, paese che con il comunista Sekou-Touré ha avuto quasi 1 milione di morti, e ha scritto un libro molto bello, dopo il quale ho preso contatto con lui, gli porterò questo articolo che ho finito ieri sera di scrivere, il titolo Madonne Nere e Maggio Mese della Madonna, dove c'è questa annotazione: nera la regina del sud, nera Maria madre di Gesù, nero il cuore d'Africa, futuro del cristianesimo. Bravo. Signori,